La spina, voi stavate effettuando un sopralluogo in realtà orientato a che cosa? Sì, facevamo un sopralluogo alla ricerca di bunker della Seconda Guerra Mondiale. Quando ci siamo ritrovati davanti a una cosa molto particolare, questa pietra forata che poteva dire tanto, e così appunto ci siamo soffermati un po' nel analizzare questa immagine, a scattare delle foto. Anche soltanto il dubbio inizialmente che potesse essere quello che insomma si sta cercando di verificare sia, che emozioni vi ha fatto vivere? Beh, molto particolari. Innanzitutto ho contattato degli esperti del settore, i quali mi hanno consigliato di ritornare sul luogo nel solstizio d'inverno e prendere le particolari misurazioni. Abbiamo visto il sole sbucare appunto da questa pietra forata, l'emozione è stata tanta. È chiaro che siamo solo all'inizio di un percorso, c'è molto studio da fare, molte conferme da avere, e io chiedo appunto l'aiuto degli esperti di archeastronomia. Ad ogni modo si sarà fatta comunque promozione della città, perché comunque si tratta di un'opera realizzata dall'uomo moltissimo tempo fa. Sì, con molta probabilità, e tra l'altro l'area è ricca, densamente popolata di evidenze archeologiche, ci sono numerose tombe, ceramiche e via dicendo, che fanno ipotizzare che appunto l'area fosse altamente antropizzata, quindi ci fosse la presenza dell'uomo. L'archeologia si muove nell'ambito delle ipotesi. In questo momento, allo stato dei fatti, quali sono le vostre ipotesi e in che periodo possiamo collocare quest'opera? Allora, io parlo da astrofisico più che da archeologo. Quello di oggi è stato un primo sopralluogo che ha evidenziato come questo monumento, io lo chiamo al momento naturale, abbia un orientamento ben definito, che è quello appunto dell'alba al solstizio d'inverno. Tuttavia adesso c'è una seconda fase che si apre, che è quella della ricerca di dati etnoantropologici, ma anche geologici ed archeologici, quindi al momento è difficile datare quest'opera, chiamiamola così. Possiamo dare qualche informazione sulle tombe, perché comunque credo che sia una bella scoperta, ecco, di questo Giuseppe deve andarne davvero fiero col suo gruppo, e lo ringrazio anche per avermi invitato. Però non possiamo al momento dare informazioni sulla data della pietra forata, dato che dobbiamo ancora studiare in dettaglio, ecco, le sue caratteristiche. Qual è il collegamento tra le opere dell'uomo e l'astrologia? Beh, diciamo che l'uomo fin dall'antichità è stato colpito da subito, per così dire, alle meraviglie del cielo. Basti pensare che in tutte le civiltà antiche abbiamo delle corrispondenze astrali. Queste corrispondenze le ritroviamo sia in monumenti che in antichi manufatti. In Sicilia soltanto da qualche anno si studia l'archeoastronomia, in generale l'astronomia culturale, e quindi credo che nei prossimi anni avremo davvero tante belle scoperte da divulgare e da condividere con il pubblico.